Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre, il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito un Vangelo che possiamo definire Vangelo casalingo, Vangelo familiare, e Gesù ci parla di Dio come di un padre, di un papà. Lui è figlio di Dio. Nello stesso tempo però noi sappiamo che col battesimo Gesù ci ha reso anche noi figli di Dio, anche fratelli uomini e sorelle uomini. Ecco, quindi dobbiamo ricordare, abbiamo sentito il battesimo nella prima lettura, che anche noi siamo entrati in questa casa di Dio, che è qui la Chiesa, e poi diventerà la casa del cielo, del paradiso, dove Gesù ha detto: io vado a prepararvi un posto, perché siete figli di Dio, quindi Dio Padre abita in questo posto. Come si chiama questo posto, bambini? Il paradiso, bravi. Il paradiso è il posto. Noi quando muore un cristiano noi diciamo: è tornato alla casa del Padre, è tornato, era figlio di Dio, col battesimo è tornato dal papà in cielo. Ecco, e poi Gesù ha detto che ha preparato un posto, lui è il figlio, ma anche da noi siamo suoi fratelli e sorelle, e quindi ci accoglie nella casa di Dio, nella casa del Padre, che è anche la casa sua. Ecco, quindi questa visione della religione cristiana non c'è in nessun'altra religione. Solo i cristiani pensano e credono in Dio che è papà, in Gesù che è il figlio suo, che ci rende tutti fratelli, e che quindi dopo la nostra morte lui c'è il posto in cielo, nella casa del Padre, lì c'è il posto per noi in paradiso, e dobbiamo comportarci bene in modo da poter dire: ecco, so merito di entrare in questo posto, perché lì c'è il mio papà che ho pregato sulla terra, e lì c'è il figlio di Dio che mi accoglie come fratello e sorella in cielo, e quindi a godere del paradiso. Ecco, però vorrei farvi puntare l'attenzione su due frasi che ha detto Gesù all'inizio di questo Vangelo. La prima: non turbatevi, non sia turbato il vostro cuore. E la seconda: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Ecco, che cosa vuol dire la prima frase, non turbatevi? Non so se i bambini, gli chiedo loro cosa sono i turbamenti. Cosa sono? Quando sentite la televisione: verranno le nuvole, pioverà, ci sarà vento, ci sarà tempesta. Questo lo chiamano turbamenti atmosferici, dell'atmosfera. Ma ci sono anche dei turbamenti spirituali. E Gesù dice: stai attento, non turbatevi, non fatevi turbare da questi turbamenti che ci sono nella vita. E cosa sono i turbamenti? Io penso che i vostri genitori lo sanno cosa sono i turbamenti. Per esempio, quando qualcuno non sta bene, quando qualcuno ha dei problemi,
quando c'è gente con malumore, gente che si lamenta, che pretende, che sottolinea sempre il negativo, quando arriva magari in casa qualcuno che deve raccontare tutte le cose che vanno male, insomma, e la salute, e il lavoro, e si sfoga con voi, e critica, e vi crea, mamma mia, che uno, sembra che è arrivato il temporale. Ecco, e so che anche qualche volta, anche voi magari a scuola, qualche turbamento ce l'avete. Forse i vostri genitori tendono sempre di farvi vedere bel tempo, però andando a scuola magari potete trovare un compagno che vi dà qualche problema. Si chiama bullismo, che vi dà fastidio, che vi tratta male, oppure anche magari qualche compagno che vi insegna il male. C'è anche questo. Fai così, dire bugie, ruba, facciamo questo, facciamo il dispetto, quello là, facciamo cattivo. E insomma, un genitore deve stare attento quando arriva a casa il bambino se è turbato o no da qualche problema. Magari può essere anche che la maestra crea qualche turbamento, perché forse tratta male il bambino che magari non studia bene, oppure poverino, o si comporta anche male, allora il maestro lo prende di mira e poi arriva a casa il bambino è agitato, è ansioso, è nervoso e non ce la fa. E perché il genitore sta attento? Cos'ha questo bambino? Ma bisogna svegliarsi e stare attento. Perché si comporta male così? Perché ha questo problema? I turbamenti nella vita ci sono, li avete voi piccoli, ce li hanno soprattutto i grandi e gli adulti. Non sia turbato il vostro cuore. Come bello invece pensare a una famiglia dove tutti sono sereni, felici, tranquilli, si entra in casa e si sta così bene, stare insieme, volersi bene, aiutarsi. Ecco, e voi bambini dovete capire magari se la mamma o il papà ha qualche turbamento. Guardateli in faccia, no? Vedete se è nuvolosa la mamma, oggi è triste, è nervosa, papà oggi è venuto a casa un po' agitato, papà cos'hai, mamma cos'hai? Cercare anche col vostro abbraccio, la vostra parola, cercare di portare serenità dove arriva questi turbamenti della vita che sono purtroppo capitano e qualche volta verrebbe la voglia ai vostri genitori di mettere fuori della porta la targhetta non disturbare, perché magari i turbamenti arrivano sempre dall'esterno, magari anche dai parenti che portano in casa tanti problemi. No, non disturbare. La pace in famiglia deve esserci, proprio per crescere bene, per vivere bene tra di noi. Ecco, il Signore ci dice non turbatevi, non abbiate turbamenti, non sia turbato il vostro cuore. E poi la seconda cosa che dice, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E aver fede, sì, è una bella cosa, fede e fiducia, è ottimismo, è sicurezza, è serenità, è una bellissima cosa la fede, però qualche volta è messa un pochino in crisi, in difficoltà, uno sta bene, improvvisamente gli capita un incidente, ma è quel momento che devi avere fede, ma il Signore dov'era? Non mi ha aiutato, il nonno si è ammalato, la nonna non sta bene, il papà ha avuto un problema, in casa c'è qualche difficoltà anche magari per malattia o perché si fa fatica anche a vivere, a tirare alla fine del mese e dobbiamo rinunciare a certe cose, e questi problemi qua, affrontiamoli con la fede. Ho sentito qualche persona che gli è morto una parente, la mamma gli è morta, ma a un certo punto, figlia di me, a un certo punto dobbiamo morire, bisogna essere sempre pronti, no? E si dispera come se fosse successo una tragedia, ma si è capito, era la mamma, era il papà, era la nonna, però va bene, ma se hai un po' di fede, non c'è mica il caso di fare una tragedia così enorme, se la fede ci dà quella serenità, abbi fede in Dio, sei in paradiso, il Signore ha portato in cielo, insomma sono tante le grazie che uno può vedere e non si lascia perdere la fede. Quindi Gesù ci dice abbi fede in Dio, quindi anche voi bambini, io ho pregato per una grazia e non è ancora arrivata, e abbi fede, lo dice Gesù, abbi fede in Dio che è papà e in me che sono il suo figlio, che la grazia arriverà, magari non sarà quella che vuoi tu, però ecco, devi avere fede, devi credere, credete in Dio e credete anche in me, dice Gesù. Quindi è importante anche questa fede, perché vedete, dobbiamo pensare alla famiglia un po' come se c'è una porta, la porta deve essere chiusa, ecco, la porta, perché ci sono dei guastatori della fede, dei ladri della fede, e dobbiamo stare attenti che questi qui facilmente ci portano via la fede. Oppure dobbiamo pensare alla finestra che deve essere chiusa quando c'è qualche disastro ambientale. Tutti dicono chiudete le finestre, anche qui ci sono in giro degli inquinamenti
spirituali, che sono cattivi, brutti, bisogna stare attenti. Ecco, quindi, se no, altrimenti entrano dentro questi pensieri, queste ideologie che dopo fanno perdere un pochino la fede. E il demonio è un furbone, il demonio non solo ci fa fare i peccati, ma il demonio è causa dei turbamenti, delle mancanze di fede, della sfiducia in Dio. Ecco, questo dobbiamo tenerlo sempre presente, tanto che dopo il Padre Nostro, cosa dice il sacerdote? Prega perché il Signore ci liberi dai peccati, dai turbamenti, anche questi, turbamenti, dalle sfiduce che noi possiamo avere col Signore. Quindi i turbamenti e i peccati dobbiamo considerare una spazzatura, nessuno tiene in casa la spazzatura, la si butta fuori casa, la si porta fuori, no? E quindi vuol dire che quando entrano questi turbamenti, queste sfiduce, dobbiamo dire fuori di casa mia, fuori dalla mia famiglia, fuori dal mio cuore, fuori dalla mia mente, perché possono prendere anche queste realtà personali. Ecco, questo è un primo pensiero. Poi Gesù parla anche di posto nella casa e di padre di famiglia, no? Dio ce lo fa vedere così il paradiso e il Dio Padre. E anche qui è molto importante pensare che nella casa il posto ce l'hanno soprattutto i figli, che hanno il letto, che hanno il posto a tavola, che hanno le chiavi, perché i figli sono quelli che hanno, diciamo, il posto della casa. E poi il padre, e soprattutto per i figli, quando sono bambini, cioè quando sono piccoli, che hanno più bisogno. Ecco, e qui vorrei appunto portarvi il pensiero su questo fatto che Gesù insisteva sempre che noi dobbiamo avere un cuore di figli che dicono Abba, papà, addio, dobbiamo avere un animo da bambino. Ecco, Gesù molto apprezzava i bambini e diceva che dobbiamo essere piccoli come i bambini e dobbiamo essere come figli che dicono Abba, papà, addio. Questo è importante. Quando uno sente di essere figlio di Dio, se succede che magari perde un pochino la testa e va, magari si comporta male come quel figlio che se n'è andato da casa, no? Che voleva fare la vita e poi si è trovato male. Ecco, se uno dice ma io sono figlio, allora torno a Dio, torno dal Signore perché mi vuole bene, perché mi ama sempre Dio. Ecco, magari questo sentirci figli di Dio è importante, soprattutto per tornare un po' al Signore. E così anche quando si pensa di essere bambini, uno dice ma no, com'ero buono da piccolo, com'ero bello da piccolo, insomma, e quindi magari hai commesso delle brutte cose, ti sei comportato male come un bambino capriccioso, disobbediente, voglio tornare a essere ancora semplice, puro, bello, buono come quando ero bambino. Ecco, questa immagine del Vangelo di oggi, ma dell'insegnamento di Gesù, che dobbiamo essere figli e bambini sempre nella nostra vita, nel nostro cuore, è molto importante. Questo non solo per quel che riguarda il Signore, però vorrei concludere facendovi pensare anche quello che riguarda il nostro prossimo, perché lì probabilmente ci sono un po' di problemi col prossimo. Il prossimo lo dobbiamo vedere anche quello come fosse un figlio, come fosse un bambino. Se riusciamo a entrare in questa mentalità, in questa visione, magari all'inizio non è così spontanea, così facile, però se riusciamo a entrare in questa visione, riusciamo veramente a trovare, diciamo, anche la soluzione di quando il nostro prossimo ci dà dei problemi, quando il nostro prossimo ci crea delle difficoltà, il prossimo dire gli altri. Quindi, e voglio raccontarvi la storia di un monastero. È una storia che l'ho trovato nei libri che guardano dei monasteri, è una storia, non è vera, insomma, però è molto significativa che l'hanno costruita i monaci su questo pensiero, che noi dobbiamo pensare agli altri sempre come fossero figli nostri, come bambini nostri. Diceva questa vicenda di un santo abate che aveva dei monaci benedettini, che era angustiato perché non sapeva come reagire cristianamente nei confronti di certi monaci che si comportavano male, perché dappertutto, insomma, anche tra i monaci ci può essere qualcuno che è un po' cattivo, un po' disobbediente, un po' lunatico, un po' strano, un po' si comporta un po' male. E diceva al suo angelo custode, accompagnami in sogno una notte a vedere com'è il volto di Dio, com'è il volto della Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, nei confronti di questo monaco mio peccatore che si comporta così, perché io vorrei imitare il volto di Dio, io vorrei
fare come fa Dio, avere una, non sbagliare, ecco, nei confronti di questo monaco. Vorrei sapere come fa il Signore, qual è il volto del Signore nei confronti di questo monaco, perché non saprei come fare. E infatti una notte, col permesso di Dio, suo angelo custode l'ha portato in paradiso. E cosa ha visto in paradiso? Ha visto tre troni bellissimi sui quali erano seduti la Santa Trinità. Allora, nel trono in mezzo c'era il Padre Celeste, a destra c'era il Figlio Gesù, a sinistra c'era lo Spirito Santo. Tre troni, e vedeva, lui vedeva il volto del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi di fianco a Gesù c'era un altro trono più piccolo, che era dove sedeva, secondo voi chi sedeva su quel trono? Non vi viene in mente chi poteva sedere a fianco a Gesù? Maria, la Madonna. La Madonna era seduta lì di fianco a Gesù. Quindi quattro troni, tre della Trinità più il trono di Maria. E allora questo monaco ha cominciato a raccontare alla Trinità e alla Madonna cosa faceva sto monaco, come si comportava male, come era difficile, come era problematico, come era cattivo, eccetera, eccetera. E raccontava, ma con gli occhi bassi, quindi voglio vedere dopo com'è il volto di Dio, come reagisce il Signore. E quando ha alzato gli occhi, ha guardato prima il volto del Padre. E cosa ha visto? Ha visto un volto molto serio, severo, quindi di rimprovero per questo monaco. Poi ha guardato il volto del Figlio. Cosa ha visto? E ha visto un volto misericordioso, compassionevole, come di uno che perdona, ecco. Poi ha guardato il volto dello Spirito Santo, ha visto che sorrideva, un sorriso sereno, simpatico. Ma l'abate è rimasto lì, ma come, sono tre volti diversi, come, cosa devo fare io? Chi devo imitare io nei confronti di questo mio monaco peccatore che si comporta male? A un certo punto è intervenuta la Madonna, si è rivolta alla Santa Trinità e ha detto queste parole: ma quel monaco peccatore è un figlio per me, è mio figlio, è figlio mio. Quel monaco che sbaglia è un bimbo per me, è come un bambino mio. Pensate la Madonna, cosa va a dire al Padre, Figlio e Spirito Santo? Cosa è successo? L'avete visto che il volto, che era molto diverso del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si è trasformato, è diventato un volto solo, Dio uno. Questo volto esprimeva amore. È intervenuta la Madonna con queste parole: ma è mio figlio, ma è un bambino. È diventato amore. Per tutti e tre i volti sono diventati amore. Ecco, quindi cosa vuol dire? Che non c'è nessun peccato, nessun cattivo comportamento che può distruggere ed eliminare l'amore di Dio per noi. E Dio ci vuole sempre bene, anche quando siamo figli un po' disobbedienti e un po' difficili, anche quando siamo bambini un po' monelli, un po' capricciosi e peccatori. Ecco, allora dobbiamo pensare che comunque c'è sempre amore, se noi pensiamo agli altri come fossero figli e bambini. Anche quando magari si deve correggerli e sgridarli come farebbe il Padre Celeste, insomma, qualche volta bambini, anche la mamma e papà si arrabbiano con voi, qualche volta hanno ragione di arrabbiarsi un pochino, perché non vi comportate bene, non è giusto. E qualche volta c'è sempre comunque misericordia e perdono, come il volto del Figlio Gesù, che dice, sbaglia lui come sbagliano tutti, sono tutti peccatori, pazienza, cerchiamo di avere misericordia, no? E poi anche si guarda lo Spirito Santo, che è sempre sereno e simpatico, e dice, vabbè dai, scherziamoci sopra, ridiamoci sopra anche a questo difetto, che questo qui ce l'avrà sempre, è un po' difficile togliergli, ma fagliela capire, e vabbè dai, ridici sopra, insomma, sta lì a... Quindi vedete... Ecco, quando si pensa agli altri, proprio in questa dimensione di amore per un figlio, di amore per un bambino, subito, facilmente si cambia, cambia comportamento anche, siamo più negativi o cattivi con queste persone. Il nostro prossimo dobbiamo sempre vederlo con amore, trattarlo comunque sempre
con amore come un figlio, come un bambino, anche se dobbiamo in qualche modo un pochino correggerlo con severità, magari con forza, anche se lo perdoniamo con pazienza, con misericordia come Gesù, anche se lo accettiamo, lo scusiamo un po' con simpatia, con simpatia e bontà, ecco, però tutto dobbiamo fare nei confronti degli altri con amore e per amore. Questa è la cosa importante. Ci vediamo dentro l'amore della Madonna. E allora, se siamo veramente cristiani, dobbiamo essere anche mariani in questo senso. Lo so che è difficile, fare come il Padre, come il Figlio, con lo Spirito Santo, e quindi dosare un momentino le cose, insomma, di modo da... Però, alla fin fine, anche se magari correggiamo con forza, anche se diciamo misericordia, vabbè, perdoniamo con misericordia, anche se qualche volta ci sorridiamo sopra, ma vabbè, ridici sopra questo difetto, questo peccato, questa cosa. Ecco, quindi, però l'importante è che facciamo con amore. Se pensiamo agli altri come fossero figli e bambini nostri, avremo sempre amore, qualunque sia il nostro comportamento, magari poi pratico, concreto, per reagire alle loro difficoltà che ci pongono, magari comportandosi un po' male.